consiglio comunale, che le spese eccedenti il contributo storico che l'amministrazione concede per le feste patronali sia pagato non dal bilancio comunale, quindi dai cittadini, ma sia pagato in maniera proprio eccezionale, perché quest'anno si tratta di un'eccezione rispetto al normale, sia pagato dalle indennità, dalla mensilità dell'indennità del sindaco, del presidente del consiglio e degli assessori e da tutti i gettoni di presenza dell'anno dei consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza. Ieri nella sala consiliare del comune di Ginosa i gruppi di opposizione hanno tenuto una conferenza stampa sui temi che sarebbero stati discussi un'ora dopo nel consiglio comunale. Una convocazione straordinaria dove i punti principali sarebbero stati il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio e le tanto amate feste di ottobre, con la proposta da parte dei gruppi consiliari di opposizione di pagare l'intera spesa con i stipendi e i gettoni di tutta l'amministrazione comunale e non con i soldi dei cittadini. Che hanno fatto questa proposta, i consiglieri di minoranza devolgono quello che vogliono. Io al comune devolgo già parecchio, non c'ho da dare una lira dal mio stipendio perché vengo a lavorare tutti i giorni, e non c'ho da, io già do molto. Io non prendo, quando si va a un paese, come si chiama, l'indennità quando vai fuori, non me lo prendo, l'emissione, un telefono, uso quello mio, andate a vedere se c'è una lira consumata, allora dico questo contributo che ho dato già sta dato, le feste, se l'amministrazione ha contribuito a fare le feste a Ginosa l'ha fatto per dignità, che se non si faceva la festa per me era una cosa bruttissima. E me lo metti, ma da dove viene tu? Io non metto una lira, lo dico adesso ai microfoni, io non sono disposto a dare una lira. Feste che a parere di popolo avrebbero fatto discutere e rompere un po' di realtà sul territorio, troppo sicure di se stesse, realtà che hanno lanciato accuse diffamanti verso gruppi e gente che ha lavorato gratis per non spezzare una tradizione che al contrario sarebbe sparita. Il consigliere di opposizione Felice Bitetti ha ribadito: noi non ci siamo più a questa amministrazione, continuano a presentare conti e bilanci inesistenti. Il Consiglio Comunale che si terrà tra qualche ora è un consiglio molto importante, con alcuni punti all'ordine del giorno che determinano anche l'andamento di questa giunta, della Giunta De Palma, che continua a presentare conti e bilanci che secondo noi non corrispondono alle norme di legge. Allora, il Consiglio Comunale stasera, per esempio, è all'ordine del giorno con il pagamento di circa 160.000 euro di debiti fuori bilancio, di cui 80.000 di spese legali. È una cifra esorbitante che il Comune di Ginosa ormai non può più sopportare. Inoltre c'è un provvedimento che riguarda la rideterminazione dei residui attivi e passivi, su cui il Consiglio Comunale erroneamente si è già pronunciato nel mese di settembre 2014, un atto che invece doveva essere fatto entro novembre 2013, il Comune di Ginosa ha adottato in ritardo e ora si dice che è stato adottato con alcuni errori e quindi si propone di riadottarli. Noi questi errori li vediamo anche come delle cifre che non corrispondono al vero, quindi ci riserviamo dopo il Consiglio Comunale di stasera di inviare tutti gli atti relativi a questo punto, non solo alla Corte dei Conti, alla Procura Generale della Corte dei Conti per il controllo sugli atti della spesa, ma anche alla Procura della Repubblica, perché riscontriamo delle illegittimità che rasentano tra l'elusione e i dati falsi di bilancio che vengono adottati. Questa sera si sta consumando l'ulteriore strappo sia alle regole del sistema democratico, dal momento che le carte che devono essere oggetto di approvazione vengono tenute fino a due giorni prima segrete, quindi si dà il pochissimo tempo alle minoranze per poterli analizzare, e già questo è uno strappo, come dicevo, alle regole democratiche.
E a questo si aggiunge anche il fatto che viene riproposto per la terza volta un provvedimento contabile che ogni volta ci è stato proposto come corretto e che questa volta viene ulteriormente proposto per l'approvazione. Si tratta di un atteggiamento da parte della maggioranza inaccettabile, inaccettabile sia per la minoranza sia per la comunità, a cui dovremo trovare e porre rimedio rivolgendoci a organi di controllo superiori. E me lo metti? Ma da dove viene tu? Io non metto una lira, lo dico adesso ai microfoni, io non sono disposto a dare una lira. Quelle che ho dato quando è venuto qualcuno che ha chiesto l'offerta dal cittadino, l'ho dato. Io non tengo da dare nessuno stipendio a nessuno.